Ragazzi, io sono Ferenice e sono Steph e quest'oggi torniamo su Granny. Come sempre state continuando ad apprezzarlo, anche il secondo video ha più di 15.000 likes, quindi lo state continuando ad adorare e quindi noi andiamo avanti. Anche se c'è da dire, Fere, che io mi aspettavo un gioco un po' più semplice. Anche cioè, io di arrivare anche là io. E avere tutti quei problemi con la nonnina me lo aspettavo fino a un certo punto. Quindi sono un po' amareggiato, però modalità easy. I consolini ci hanno dato un po' di consigli. Devo dirti una cosa, Steph. Che non fa prendermi seriamente con sto coso. È la batteria scarica. Lo so, sono scarico. I consolini che hanno visto il post su Steph Fere capiranno. Il video credo che uscirà mercoledì, quindi il video in cui succede questo capirete. Poi sì, c'è anche questo, va bene. Non ce ne siamo ancora. Lasciamo perdere. In ogni caso, dicevo che con i consigli dei consolini io sono abbastanza fiducioso. Okay. Per oggi, nel senso che secondo me ce la si può fare. Mi hanno detto a cosa serve la safe key. Quindi okay. La chiave che avevamo trovato. Mi hanno detto un posto dove andare che non ci siamo mai resi conto. Altre e ne rimarrei stanze. Stupita, sì, no, esattamente. E poi a che cosa serve Teddy? Però a quanto pare serve un po' finire il gioco ed è molto complicato. Quindi lasciamo perdere perché devi fare per ora tutto sì, un casino. Perché secondo me ci sono ancora tante cose da scoprire. Esatto. Quindi andiamo un po' più. Allora, cosa facciamo per prima? La safe key a che serve, Steph? Non me la safe key serve ad aprire una cosa che sta nei sotterranei. Ok. Ok, io voglio prima andare a vedere invece l'altra cosa che c'è stata scritta. Quindi, buongiorno nonnina. Come stai oggi? Vabbè, ma è subito in forma lei. Oggi si è svegliata ma lei. Ma ci vuole grazie. Subito rompere le scatole. Ma per favore. E ci arrivano pure messaggi di WhatsApp. E vabbè, è andata così. Ma secondo te non viene? No? Ci molla? Ok. Secondo me... Stavo per dire che secondo me non si era accorta e stavo ancora no, girando. No, ci aveva visto. Ho visto come ha fatto le gambettine un po' più veloci. Ok, ci ha visto. Non lo so, Fere, non so se partire subito. Secondo me quando ha fatto ha messo una trappola. Ok, quindi è molto probabile. Devo molto stare probabile. Attento. Il nostro obiettivo comunque è la zona della cucina, okay. Però non è la cucina. Ok. Continua a dirti ok perché non sto capendo bene. Vedi che l'ha messa. Ok, io adesso devo stare alla beh, sinistra. Beh, accucciato. Secondo me non ti sente. Sembra più silenzio. Ok. Sembra un po' mi più silenzioso. Beh, abbiamo scoperto che c'è il tasto, perché non sfruttarlo? Mo ci fa sto jumpscare, che davvero... No, beh, lei non sente i rumori, sempre. È come i T-Rex, ti sente solo se fai rumore, però non ti vede, no? Più o meno... Allora, devo capire. No. Non te lo voglio dire, ti voglio lasciare okay. Sorpresa. Okay. Eccola, guarda. Guarda. C'era la finestra dove passare per andare in un altro posto. Che casino fate? Oh, fate silenzio. Questa è una cuccia di un cane, giusto? Sembra. Non quello lo so. Che ne rimane del povero cane. Ma il cortile è questo, no? Che casino fanno però? E fate silenzio. Vabbè, ce li dobbiamo sopportare. Qua c'è un pozzo. Ok. La winch handle, quella che si trovava al piano di sopra. Ok, quindi qualcosa è qui dentro. Quindi allora, per prendere però qualcosa. Stanza. Ok, così. Qui serve un oggetto che abbiamo già trovato. Quindi possiamo andare a prenderlo e vedere cosa succede. La ghigliottina ci metti l'anguria. Che poi questa è la ghigliottina che si vede nel filmato quando perdi la partita. È questa quindi, la stanza. Due cose sì. Che noi avevamo scoperto si vanno subito a sbloccare con questo posto. E qui? E infine qui. Ma questa è l'anguria? Vai, bene. Però. Abbiamo fatto rumore, vero Fere? No. Nonna, lasciaci in pace. No. Aspettiamo un attimo, però. È che danno troppo fastidio a sti grilli. State un po' in silenzio. Comunque, con questo grilli. Qui è il cortile, giusto? È una specie di. Chiamiamolo cortile. È chiuso, però. Eccola, lo sapevo. Vediamo se tocca lei il melone. Sei curiosa? Sì. A me incuriosisce molto. Sì, vediamo se va. Chiamiamolo cortile chiuso, va. Sì, perché poi siamo chiaramente all'aperto esatto. Con questo chiasso. Esatto. Sì, è un cortile chiuso, più o meno. Lei è andata alla destra, non è mai più comparsa. Quindi vuol dire che sta rimanendo lì ferma. Perché non c'erano posti dove andare. Nonnina, per favore. Va a farti una passeggiata. È la prima volta che finalmente ci sentiamo un po' sul pezzo e che stiamo iniziando finalmente a scoprire un po'. Io abbasso il volume per un po' comunque. No, per ora sì, per ora sì. Guardala, se ne sta andando. Ok, se ne sta andando. Ok, quindi avrò messo una trappola, come fa sempre. Ok, se ne arriva. Per favore, si muova, noi abbiamo un melone. E l'hai vista? Sei teletrasportata indietro. È un po'. È vecchia. Come quando fa teletrasportare i quadri. Ok. Quindi. È vecchia, ha tanti poteri. Quindi. Brutti, però.
passati 10 secondi potrò uscire, no? Suppongo di sì, però beh, accucciato. Così, cioè, perché probabilmente è molto vicina ancora, quindi ho paura che faccia uno sprint all'indietro, queste ci diano ammazzate, allora, in testa. Qui c'è un filo che a me preoccupa un po', nel senso che... Ah, l'ha messo lei! No, c'è sempre stato però. Se io uso la ghigliottina fa rumore, giusto? Penso di pazienza. Sì. Play? Oh, playhouse key! Che quella cos'è? Sarà la playhouse? Quale? Questa. Questa specie di cuccia del cane. Ah, questa! Magari non è una cuccia di un cane, ma perché in effetti ricorda un po' una casa delle bambole, più o meno, con molta fantasia. Francamente? Anche perché Playhouse, ne abbiamo viste altre case delle bambole, io non le ho viste in giro. Dovremmo provare ad aprirla, perché avrebbe senso che comunque prendi la chiave qua. Grande Fere, oggi siamo sul pezzo. Che è sta roba? Something is missing here. Ok. Dai, va okay. bene. Okay. Quindi ricordiamoci, andando qui, trovi il melone nella ghigliottina, lo apri, trovi la chiave, apri qui e dovrai avere un oggetto che manca. Esatto. Sembra comunque qualcosa di abbastanza elettronico, no? Sì. Anche se sembra una specie di... A me sembra che manchi una manopella. Manovella, grazie. Manopella. Quindi secondo me il segreto sarà tutto lì. Magari convinta che siamo un pupazzo dentro la casa. Se n'è accorta, vero? Porca miseria. Non respirare. Stai fermo. Tu vattene, dai. Perché ci devi rovinare i giochi? Via. Fermo. Falla andare via. Porca miseria. Ah! È un gioco snervante comunque. Comunque vedi che stando accucciati va molto meglio. Sì, ha fatto rumore col lucchetto che cadeva. Giustamente. Io ho controllato se arrivava. Non è arrivata per tipo due Quei minuti. Sì, te la vedi come un palo. Però vabbè, l'importante è che non ci abbia visto. A questo punto, come rientriamo in casa noi? Dalla finestra? E soprattutto qui dentro c'è qualcos'altro, perché io ho fatto ok il melone e siamo andati dritti, ma magari c'è altro. In effetti comunque questa porta, anche lei passa da quella porta, quindi è da lì che si rientra in casa. Dici non sarà chiusa perché ci passa fisso lei, ok, ci sta. A meno che poi non la chiuda, non è che magari è la porta chiusa. E qui? Ah boh, me l'immaginavo. Oh ma Steph oggi? Non fammi così che ne parliamo? Ti parto un ceffone adesso, Ok. Botto di roba oggi, No, vabbè, cioè, proprio... No, comunque c'è da dire che sto gioco è davvero ampio. Io quando l'abbiamo iniziato me l'aspettavo più piccolo, più contenuto. E cioè, c'è davvero un botto di roba da fare. Witch Handle. Comunque vedi, gli oggetti spawnano anche in posti diversi. Non devi per forza riandare nel posto precedente. Questa è un'ottima cosa. Sì, non è proprio come lo neighbor. E comunque c'è da dire che ogni cosa che trovi ne devi fare un'altra, quello è il difficile. Cioè trovi una cosa, ma no, adesso te ne serve un'altra e tu impazzisci. Nonnina, un attimo che dobbiamo prendere una cosa nel pozzo, va bene? Ti è caduta, stiamo recuperando il tuo bracciale preferito, nonna. Che noia a camminare sempre accovacciati. Ti è caduto, però sta andando meglio, quindi funziona. Sì. Dall'altra sì, parte era Steph. Ogni tanto mi ricompare la manina. Ok. Fa rumore? Dai, è molto... Fare molta paura. Vodafone, festeggia con noi il tempo passato insieme. No, iscriviti, grazie, gratis. Vodafone, no, siamo a posto. Mi nascondo? Dici? O stiamo di così almeno se arriva... La vediamo e non ci viene un infarto. Ok, vai. Dimmi con martello che la stendiamo la nonnina. Ti prego. È il martello per il piano di sopra, per dove ci sono... tutte le cose in legno. Ti ricordi che si arriva al martello? Al piano di sopra c'era un posto bloccato perché crolla in un punto e c'è l'altro punto con le sì in legno e dice serve il martello. Sì. Ma cioè, la prima volta che abbiamo giocato. Il gioco? Finiamo il gioco, Andiamo. Velocissimi, Io non penso che finiamo il gioco così, perché poi tipo Teddy non l'abbiamo ritrovato, ci sarà. Io so cosa si fa con Teddy. Ok, io non lo so, non me lo dire, perché sennò poi ho troppi spoiler. Cos'è anche sta roba? Ah, vabbè. È il progetto della ghigliottina, ok. Ok, però abbiamo fatto un po' di rumori, Quindi noi
Ce ne andiamo qui dentro, in silenzio. Cos'è sta roba? L'hai buttata tu? No. Era fuori, sì, l'hai buttata tu. L'hai fatta cadere, secondo me. Ah, è arrotolato. Sì, è arrotolato. Okay, ok, perché è un secchio, chiaramente. Allora, adesso concentrati. Qui ci deve essere per forza qualcos'altro, perché quell'oggetto comunque era banale. Ok. Questo è il mio quinto giorno nella casa. Lei continua a inseguirmi ovunque io vada. Ok. Sono abbastanza ferito e il mio corpo mi fa male. L'unica cosa che ricordo prima di essermi svegliato in questa casa è che stavo guidando quando la mia cara e... la mia cara, vabbè, la mia macchina si è rotta. Ok. Ok, e sono andato a vedere... Me l'immaginavo accucciata lì dentro. Anche io. A dove la trovo così col bastone? Allora, sono andato a vedere qual era il problema. Quindi sono andato fuori dall'auto a vedere qual era il problema. E aprendo bla 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 tutte le cose, sicuramente è stato colpito, vero? Non riesco a leggere bene, Steph, perché è una scrittura un po' strana. Quindi dovrei averlo frontale anche io. Cerca di leggertela al volo e di tradurlo a grandi linee. Quindi cos'è successo? Vabbè, allora, la macchina si è rotta. Niente, praticamente in qualche modo è stato colpito. È finito dentro questa casa. E praticamente dice: se io non sono sopravvissuto, ok, troverai questo messaggio. Quindi è morto. Ho lasciato delle cose nascoste dentro le frutta. E infatti abbiamo trovato la chiave dentro il melone. Ok, quindi vabbè. Triste sapere che questo poveraccio è finito nelle grinfie della nonna. Però non c'è tanto utile perché l'avevamo già scoperto. Quindi va bene. Ah. È il seminterrato, no? Sì. Abbiamo trovato tutta una sorta di collegamento ormai. Ok, ok. Allora... Safe key. Oh, l'avevamo anche provato ad aprire sta cosa, secondo me. Non ci ricordavamo proprio, eh. Non mi ricordo adesso se ne l'avevamo toccato, però safe key ci sta. Ok, a questo punto abbiamo il martello, prova ad andare al piano di sopra. Sì. Con molta calma. Mm-hmm. Con molta scioltezza. Anche perché abbia... Ok. Proprio quell'angolo doveva girare. Vabbè, giorno 2. Abbiamo ancora il martello? No. Però il dubbio è: il martello si trova dove noi siamo caduti adesso? Penso di sì. Suppongo di sì. Quindi, come sempre, comunque è ancora la stessa partita. Quindi per forza, come sempre, al giorno 2 lei ci chiude e noi le buttiamo giù il quadro, così le impara. Noi ce ne andiamo qui sotto e aspettiamo con tanta felicità. Già. Ah, già. Stavamo andando bene, peccato. E comunque, secondo me è positivo che già in un solo giorno siamo riusciti a fare. No, vabbè, cioè, oggi straordinari. Allora, furia di gironzolare, devi comunque poi riuscire a combinare qualcosa. Secondo me siamo a buon punto, Fer. Quindi okay, io sto rimanendo molto positivo. Stiamo a vedere adesso un pochettino. Ok, il quadro è stato messo a posto. A me preoccupa, perché finché eravamo in quei vicoli era anche facile muoversi, perché lei va poco lì. Invece qui nella casa lei gira tanto. Ha richiuso la porta a chiave? No, non è mai entrata e si è messo a posto per la sala. Col pensiero adesso rimette a posto le cose. Sta acquistando sempre più potenza. Sì. Ogni giorno è più forte. Brava, adesso fai con le mani. In realtà adesso ne la vedremo andare via, vero? E il quadro blinca. Sì, guarda, non cambia nulla. Ok, tutto a posto, me ne vado. Uè. Guarda come va lenta poi. Sì, è una vigliacca. Okay. Assolutamente sì. Okay. A posto. Ok. Dove sarà andata? A noi serve andare dirlo. Nel seminterrato, poi risali. Sarà infatti dura. Sono queste le parti complicate. Perché ti dicevo, lì sotto lei non va molto. Invece qua sta sempre a gironzolare, quindi è davvero come difficile. Lo neighbor, se ci pensi. Sì. Molte volte l'inizio è più difficile della fine. Ok. Nonna? Sta bene? Lo fai tutto il giro. Perché ti svegli sempre di cattivo umore? E ci metti le trappole nelle scale. Sei sempre antipatica. Ok, ancora non sappiamo neanche dove potrebbe girare. Shpipim. Sì, può anche essere, però per ora va bene. No, ma è sempre alle spalle. Nei film horror funziona sempre così. Sempre alle spalle, Steph. Non è alle nostre spalle. Sì, non lo è. Fidati di Steph, non lo è. Il discorso è quanto cavolo siamo lenti per non far rumore.
Però ti ripeto. Per favore, rialziamo il volume. Occhi grilli, che poi. Qua non so se lo recuperiamo sto martello, eh. Non lo so. Abbiamo fatto un giro. È giusto, perché giusto. Dovevo evitare questa corda e venire qua. Ah, si è fatto tutto. Devo togliermi il dubbio se rimane lo spawn dove io crepo. Sì, infatti sì. No, è anche giusto, è anche giusto. Ok. Allora. Piano piano. Cioè io adesso devo rifare tutto il giro? Sì. Ma è un po' da folli sta roba, però. Lo rifaccio? Oh, ma quella porta dove portava? Non è che porta allo scantinato che abbiamo raggiunto? No, non era la porta dove c'era Teddy o altre cose così? Secondo me sì, dove c'è il passaggio segreto. Sì. C'è più voglia. Ok. Vado adesso. Nel caso, martellata in faccia. Arrivederci, grazie. Ok. Non fare rumore in cucina. Ecco qua. Non devi far cadere i quadri della cucina. Adesso anche le pubblicità partono. E che? Ma perché è partita? Ma che cavolo ne so, non è mai partita la pubblicità. Ok. Giorno 3. Ascoltami. Ci fermiamo. Perché? Dobbiamo prendere di nuovo quel cavolo di martello, salire su, rompere lì e poi dovremo andare a sfruttare Teddy nel modo in cui mi hanno spiegato. E dato che so che è dura ed è difficile, conviene dedicargli un video intero perché okay. Io non credo che sarà per nulla semplice okay. Perché quando hai Teddy in mano la nonna impazzisce. Vabbè, sì, stavolta è l'unica comunque... cosa che ti dico, ok? Come impazzisce? Mm-hmm. È suo? Diventa gli occhi rossi. È gelosa? Gli occhi rossi. Ma pazza. Mm-hmm. Brutto. Vedi, vedi, ha già capito. No, beh, sì, tanto comunque questa volta abbiamo... Esatto, cioè, diciamo esatto. Che ormai abbiamo il quadro della situazione un esatto. Po' più completo ci... e dobbiamo fare lo sprint finale. Esattamente, quindi ci fermiamo così, grazie mille a tutti per i consigli. Credo che abbiamo abbastanza tutto sotto controllo a questo punto. Impazziremo letteralmente con Teddy nel prossimo video al 100%. Speriamo comunque che vi sia piaciuto, nel caso continuate a supportarlo con un botto di likes. E ci fermiamo così, ciao ciao!